siamo con, lo so, c'è un fotocall affollatissimo, siamo con Ludovico Fremont, come stai? Bene, grazie. Voi come state? Abbastanza bene, grazie. E poi siamo benissimo perché stiamo per vedere Milva, Diva per sempre, è un documentario, un film documentario bellissimo dedicato a Milva la Rossa. Artista. È una grande artista. Ecco, tu sicuramente avrai ascoltato alcune sue canzoni. E che artista era secondo te? Che come la potresti definire? Beh, immagino, visto questi capelli rosso fuoco, non poteva che non essere un artista, come dire, istrionica, come dire, in qualche modo, no? Passionale e unica, insomma, con un'unicità abbastanza, come dire, riconoscibile, un'entità forte che dura e perdura, vedo negli anni, e infatti sono molto, molto felice di poter vedere questo docufilm del mio caro amico Angelo Longoni. Ecco, peraltro il regista Angelo Longoni, avete lavorato insieme? Sì, abbiamo lavorato insieme, mi chiamò qualche anno fa per fare una bellissima tournée di teatro di un testo scritto ovviamente da lui. Poi, anche se a volte non sembra, ma mia madre è milanese, quindi lui anche, quindi abbiamo parlato spesso di Milano, io ho il mio cuore in parte a Milano, quindi ci siamo trovati anche su questo aspetto. E poi Angelo, oltre ad essere un bellissimo uomo, è una bellissima persona, è un grandissimo artista con cui è sempre un piacere poter parlare e avere uno scambio di vedute sul nostro lavoro. Ti abbiamo visto da poco su Rai 1, la lunga notte, giusto? Esattamente, devo dire una fiction bellissima, ma non perché ci abbia lavorato, perché insomma ero contornato, ma insomma da artisti insomma bravissimi, Alessio Boni, Duccio Camerini, Flavio Parenti, insomma tanti amici, tra l'altro, e con Martina Stella, che ho ritrovato per la terza volta su un altro lavoro dopo tanto tempo. Poi è uscito un film, adesso Amici per caso di Max Nardari, e poi chissà. Amici per caso, ricordaci, qual è il tuo personaggio? Beh, allora, in questo caso il mio personaggio, quello che posso dire è che è un po' particolare, perché come dire, mi hanno fatto fare un misogino molto, come dire, brusco e rustico, direi anche, e quindi insieme a Mirko Frezza, dove siamo praticamente il gatto e la volpe, o culo e camicia, insomma un po' ai punti di vista, ed è in uscita e proprio domani andrò a vedere la preproiezione. Bene, allora ci incontreremo molto presto. Senti, io però una cosa te la devo chiedere: tornano i Cesaroni, tu che ricordo hai dei Cesaroni? E non so, magari ci sarai? Ma tornano i Cesaroni, me lo sta dicendo lei. Io ci sarò sempre con i Cesaroni e aspettiamo, non lo so, io non ho notizie in merito, quindi non posso aiutarvi. Ma che ricordo hai del tuo Walter? Beh, come dimenticare i ruoli più belli che ho fatto in vita mia e che hanno, devo dire, segnato, lo so che può sembrare azzardato, ma in effetti un'epoca. E tra l'altro le persone mi ricordano un talmente tanto grande affetto per quel personaggio in maniera particolare che io non posso solo che ringraziare quel personaggio, chi mi ha dato questa opportunità, e anche tutti gli altri ruoli che poi ha aperto nella mia carriera, che in maniera costante, seppur non sempre presentissima magari al pubblico del piccolo schermo, perché mi sono dedicato di più a cinema e teatro e alla scrittura, magari questo magari le persone spesso non lo sanno, però insomma una carriera che va avanti un po' come la desideravo, per fortuna. Questo è bello, raccontaci. Quindi vabbè, stiamo per entrare, però insomma teatro, scrittura, anticipa in questa intervista, anticipa qualcosa. Beh, io ho sempre avuto un grande legame con la scrittura, ho scritto dei film e mi sono dedicato adesso nell'ambito di una stesura di un libro. Ho, come dire, un mio sito dove pubblico settimanalmente dei miei versi, si chiamano Versi Sospesi, se siete interessati, perché no, invitate a vederlo, e dove riporto, come dire, su penna e su carta il mio animo un po' romantico e un po' antico, diciamo così, su, come dire, temi però odiernissimi, diciamo. Bellissimo, che vediamo anche dal tuo look. Grazie mille, buona visione e buon tutto. Grazie, buona serata a voi. Spettacolo Mania, che spettacolo, ciao.